Oggi 17 ottobre, domenica, ho messo parcheggiato la macchina, 2 minuti che giro, neanche, è il primo bello che vedo. È bellissimo, giovane, sano, bello, bello, lo prendo. Vedete che belli, piccoli, non penso che li prenda, li lascio, guardate. Devo stare attento a non calpestarli perché li vedo un po' qui e là. Peccato che sono così piccoli. E c'è un altro. Qui. Un altro lì. Questo pure è bello, giovane, sano, non ne vedo altri intorno. Allora, che bello che è, sto guardando intorno ma non vedo niente. No, mi sbaglio, c'è un altro là. Dove? Prendiamo questo prima. Guardate che buco che ha lasciato. Schiamo un po'. Guardate che bello. Adesso a prendere quello là, se c'è Rio, sì. Guardate un po', ne ho preso due qui. Guardate cosa c'è là. Lo stavo per perdere. Con le foglie non lo vedevo. Guardate che bello. Tre qua. Guardate. Sono due dei tre. Cominciate a vederne uno, poi con fatica due, poi tre. Ne vale la pena. Questa pianta qui me ne dà sempre tanti. L'anno scorso anche, l'altra volta in Monte Siena. Adesso guardavo dove normalmente li trovo. Non ne vedo. Ne hanno trovato uno, visto uno. A malapena. Qui. Adesso ne vedo un altro. Qui. Qui ci darò un'occhiata a vedere se c'è qualcun altro. Prendiamo questi due. Terzo. Tre. Poi diamo un'occhiata, magari c'è qualcos'altro. Però non ne vedo così. Il terzo, questo, l'ultimo, un altro, è lì, un altro lo vedo sotto l'erba lì, soddisfazioni,
un altro piccolo, ma da lì un altro piccolino, lì lasciamo stare, questo lo prendo. Siamo il primo che ho visto, eccolo qui, insomma, insomma, lì. Qui, stessa pianta, quercia, dalla parte opposta. Ne vedo uno, bello, carino. Più un pezzo che ho raccolto perché sotto l'erba l'ho calpestato io. Non so se oggi, qualche giorno fa, ma è calpestato. E questo che ho calpestato. Vediamo un po'. Sì. E beh, c'è ancora. Qui un altro, ecco, tanto piccolo che c'era la testa sotto l'erba e l'ho rotta. Non vedo altro. Se ci ripasso sono sicuro che vedo qualcos'altro. Questa pianta qua ne vedo uno qua che mi sembra rotto, l'ho calpestato io. Ah, una pietra. Bene. Ne vedo uno che l'ho calpestato io qualche giorno fa. Sono venuto qui, lo so, qui ce n'è uno, qui un altro calpestato, spero di non essere stato io, ma che sono piccoli non li vedo. Uno qui, e uno cresciuto storto sotto terra. Guardate come è cresciuto giù, di traverso. Guardate. Minchia. Guardate. In che modo. Sotto mezzo. Li lasciamo. Da qui calpestato, spero di non essere stato io. Stato. Lo picco. Che bello. Sono andato a fare la sigaretta, accendere una sigaretta. Questo qui? Come è interrato?
poi sotto, sotto l'erba, non so se riesco a contarlo bene, ne vedo un altro. Prendiamo tutte e due. È interrato tanto, guardate, minchia, si è rotto, vabbè, si è rotto. Andiamo al secondo qua. Questo qua è venuto meglio, ma il peso di gamba si è anche rotto. Vedi come sono interrati qua. Vabbè, due ci sono ancora, sono belli, sani. Vedete, questo è uno dei quei canali che c'è pieno, l'anda, che prosciugano l'acqua, l'acqua scorre, poi passo sotto, c'è una strada, appunto, a piedi o bici. Perché l'acqua scorre abbastanza, perché in certi punti viene pompata, via pompa, pompa di qua, pompa di là, arriva poi alle dighe e va nel mare. E ci sono anche che hanno troccoli, ne vedo in lontananza mucchi piccoli anche. Il prezzo della benzina 1,93,9, 14 centesimo di sconto. Questi qua, il tango, che sono quelle pompe che costano meno di benzina. Poi c'è diesel 1,69. Forse di qui si vede meglio il prezzo. Stiamo per arrivare nel pezzo che due giorni fa, quando vi ricordate nell'ultimo video, era sceso il sole, c'era una nuvola, ne avevo visto una quindicina, tanti piccoli che ho lasciato. Per ora sono quasi a quel punto lì, non vedo niente più. E se non potevo visto un fungo da lontano, ma perché di... sul punto avete una testa, ma non è porcino, io non lo so, mi sembra che quando li lascio spariscano da soli, li lascio per crescere e vengono, due giorni dopo non trovo niente, che qualcuno è venuto, non è porcino, strano. Quei giorni dovrebbero essere cresciuti e vederne bene, invece non vedo niente, neanche quelli che ho lasciato, però non capisco. Sì, ne vedo uno piccolo lì, piccolo piccolo, ma non so quello che ho lasciato io in due giorni, sono appena cresciuti così. Là ne vedo un altro, qui c'è una testa rovinata, magari l'ho calpestato io, ce n'è un altro. Qui ce n'è un altro. Proviamo ancora a fare una prova di lasciarlo. Vediamo. Ancora
non so, ma quello che ho lasciato io dovrebbe essere più alto, più grosso. Qui c'è uno rotto. 2 giorni fa. Però di grande non vedo niente. Andavo intorno e non vedo niente altro. Ecco, ho rotto la testa, perché minchia, sono qua, guardate che profonda. Oh. È bello, però profondo, niente altro intorno. Calpestati, e sono stato io. Guardate. Sono piccoli. Provo a venire giovedì, venerdì, forse venerdì, 5 giorni. Quando ho visto uno dalla distanza prima, che è bello buono, è bello buono. E grossetto. Questo qui l'ho visto da 6 metri. Bello. Qua sono belli perciucotti. Buonasera, questo è il mio bottino di oggi, 17 ottobre. Sono andato dopo 2 giorni di nuovo negli stessi posti. Ne ho lasciati tanti, piccoli, piccoli, piccoli. Aspetta che allargo un po' il campo. Tanti piccoli l'ho lasciati perché cosa serve? Questi qua sono sani, discreti, non posso dire che sono marci. Sporchi sì, però cenato, la prima mangio e poi faccio questo. Magari stasera non li pulirò questi, non lo so. Non penso, li metterò fuori al freddo perché di notte qua la temperatura scende, quindi un po' al freddo e domani poi li pulisco. Domani volevo fare una battuta da un'altra parte, ma non so, dipende, se pulisco questo altrimenti no. Comunque ho capito una cosa, che d'estate dopo 2 giorni, quando fa caldo, i funghi crescono velocemente. Non lo posso dire d'inverno, quando abbiamo 14-17 gradi, i funghi non crescono in 2 giorni. Quello ho capito oggi. Questi qua grossi che ho trovato, perché ho cercato esempio spugli sotto cose che non avevo cercato l'altra volta, quindi questi qua non sono di 2 giorni. Va bene, comunque sono contento, mi sono divertito, la noia di pulirli. Va bene, ciao, buonasera a tutti.